Al termine di un'intera giornata di ritiro e di riflessione biblica, il giorno 18 maggio scorso alle ore 17:30 si è aperto ufficialmente il 23° capitolo generale della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, i Padri Dioniani, con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Padre Generale José Ornelas Caravaglio, assistito dall'intero Consiglio Generale, presenti tutti i partecipanti all'assise. La celebrazione ha avuto luogo in due parti distinte. La prima parte, quella della parola, si è svolta all'interno della sala dove si terranno i lavori del capitolo. È stata un'occasione per presentare sia il logo che l'inno del capitolo. Il logo, che qualcuno scherzosamente ha accostato all'icona del noto browser Firefox, in realtà contiene al centro la croce dioniana, che richiama il carisma della congregazione, che fa riferimento al cuore aperto di Gesù sulla croce, che diventa sorgente di vita per la Chiesa e per l'umanità tutta. Il movimento circolare attorno alla croce esprime invece l'abbraccio carico di amore e di misericordia del Padre nei confronti del figliol prodigo, richiamato dalla frase latina inscritta nel logo stesso. L'inno chiede invece a Gesù, in forza della sua risurrezione, di venire a rinnovare il mondo del quale i cristiani sono chiamati ad essere lievito. Nella messa si è invocato il dono dello Spirito perché il capitolo possa essere fecondo per la congregazione e per la Chiesa. Nell'omelia il Padre Generale, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, ha ricordato ai capitolari la necessità di volgere la loro attenzione e il loro cuore alla sequela di Gesù Cristo, utilizzando tre immagini letterarie. La prima è quella del pane della compassione. Ognuno ha dei doni, ma sono davvero poca cosa per sfamare il mondo, come i pochi pani e i pochi pesci del ragazzo del Vangelo, presente al miracolo della moltiplicazione dei pani. Gesù sente però compassione per la moltitudine che ha davanti a sé, e grazie a quel piccolo dono, al pranzo al sacco che il ragazzo si era portato per sé e che invece mette nelle mani di Gesù, egli riesce a sfamare in abbondanza tutti. La seconda immagine è quella dello spirito della fraternità e della missione che proviene dal racconto degli Atti degli Apostoli. Occorre abbandonarsi allo spirito che porta all'esistenza la Chiesa e la guida con forza nella sua missione a compiere il piano di Dio. La terza immagine è quella della via della misericordia, che proviene dal Vangelo del Buon Samaritano, che si fa prossimo cambiando le sue priorità, i suoi piani personali. L'azione della sua misericordia è tesa ad assicurare il futuro dell'uomo trovato mezzo morto per strada, perché egli riacquisti la sua salute, la sua autonomia, la sua dignità, quella dignità che in tempo di crisi tanti uomini rischiano oggi di perdere. Terminata la liturgia della parola, i presenti si sono recati in processione nella cappella della Curia Generalizia, dove si è svolta tutta la seconda parte del rito, e cioè quella della liturgia eucaristica. La processione è stata significativa perché ha richiamato tutti alla necessità di non rimanere fissi nella posizione che si è acquisita. Il compito del cristiano, infatti, è quello di puntare lo sguardo sempre verso Gesù Cristo, ma lui non sta mai fermo, è in continuo movimento e invita tutti a seguirlo sulla sua strada.